Ci troviamo a Catania alla cerimonia di premiazione del concorso Vita Est organizzato dal Centro d'Arte Luigi Bulla. Tra i partecipanti il pluripremiato pilastro della poesia. Lui è un recidivo di poesia perché il suo nome lo trovi in tanti verbali di giurie e sto parlando dell'amico Giovanni Macrì. Allora, benvenuto intanto Giovanni. Grazie Francesco e siamo qui a Catania alla nuovo hotel Parco degli Aragonesi, una bellissima location che ci invita a venire proprio. Con quale poesia sei stata premiata o anche narrativa? Perché tu sei sia uno scrittore ma anche un poeta, tu sei un artista poliedrico, quindi questo ci tengo a precisarlo. Per me, fra l'altro, è la prima volta che lo incontro, io lo conoscevo tra l'altro di fama, di nome, ma non l'avevo mai incontrato e oggi mi sento molto emozionato nell'incontrarlo. E allora, ritorno alla domanda, con quale poesia e con quale opera sei stato premiato? Intanto è un onore conoscerti. La poesia è in uno stretto spiraglio. Qui il primo posto, la mia poesia nasce, la scrittura nasce dopo l'incidente che ha avuto mia figlia 11 anni fa. Da lì, come una forma di catarsi, ho iniziato a scrivere romanzi, la storia della nostra post incidente, della sua resurrezione sulle ruote, perché è rimasta paraplegica, e da lì ho iniziato a scrivere, trattando temi sociali, trattando distrofia di genere, autismo, bambini soldati della Sierra Leone, baby prostitute, emigrazione, immigrazione, di tutto di più. E poi poesie, racconti in dialetto, poesie in siciliano, in lingua siciliana, favole, filastrocche, di tutto di più. E poi mi sono inventato proprio un personaggio e sono arrivato al 25esimo episodio, un poliziesco, la Montag di Toledino di Massa Carrara, me li ha presi tutti e me ne edita due l'anno. Già siamo al settimo episodio, a dicembre ci sarà l'ottavo e così via, man mano che... Allora Giovanni, prima di ascoltare la tua poesia, voglio farti una domanda. Tu prima dicevi che pubblichi opere in dialetto, in lingua italiana. Giovanni Macrì, come fa a decidere se scrivere una poesia in italiano o in dialetto? Una mattina tu ti alzi e dici oggi scrivo una poesia in dialetto, oggi scrivo una poesia in italiano. Come nasce questa ispirazione in te? Allora, come hai detto tu, poliedrico, ok. Mentre sto scrivendo un dato elaborato, mi viene un pensiero. O lo fermo su un foglio di carta, e come dico sempre, tante poesie, tante frasi sono state fermate in dei fazzolettini di carta, quelli del ristorante, sì. Perché diviene il pensiero, oppure li registro. Quindi magari mi viene quel dato pensiero a Fimna, questo, o in dialetto o in lingua italiana, io li fermo o registrandoli o scrivendoli se sono al computer già, e poi li elaboro nel tempo. Mentre sto scrivendo un romanzo mi viene l'idea di un altro e comincio qualcosa. Ora ne ho due, un poliziesco e un altro sul... vabbè, non posso dirlo, vabbè, si vedrà. E quindi sono cose che estemporanee vengono e io fermo, perché se no le perdi, le frasi. Ti viene una bella frase, guardate che bella sta frase, aspetta, non la posso scrivere, la registro. Infatti c'ho il telefono tutto pieno di registrazioni. Farò anche io così, caro Giovanni, perché mi capita a me mentre mi addormento la sera di voler scrivere qualcosa, ma siccome in poche parole te lo dico in siciliano, sogno lagnusum, voglio susere, e la perdo e mi addormento. Non la ritroverai mai più quella frase, non la ritroverai mai più. Quindi il registratore, tac, via. Io quando ho scritto il mio primo, quello dopo il buio della notte, c'è sempre una nuova alba, dedicato a mia figlia, durante la notte mi veniva voglia di scrivere, scrivevo. Mi svegliavo e scrivevo, e come dettato da qualcosa, da qualche potere superiore. E l'indomani mattina era difficilissimo comprendere la mia stessa scrittura della notte, perché è come quello invasato che scrive perché c'è l'entità che gli detta qualcosa, ed era difficilissimo, comunque ce l'ho fatta. Ma ti capita di scrivere qualche poesia di notte e poi quando la rileggi la mattina dici caspita, ma l'ho scritta io, è un capolavoro? È vero, molte volte dico è una ciofeca questa e va sistemata, moltissime volte invece guarda che bella,
cavolo, ma l'ho scritta io. E poi sai che cosa mi capita? No, no, mi capita anche questo. Recitata da un bravo declamatore, e mi è capitata a Macchia Codena, ma io questa non l'ho scritta io. Sì, ma è la mia, sì, ma è la mia declamata in maniera eccelsa, tant'è vero che mi sono fatto fare l'audio e poi ho fatto fare la videopoesia. Sì. Ok. Allora, ascoltiamo adesso la poesia. Intanto prendiamo il libro Vita Via Est, l'antologia Via Est, pubblicata dall'amico Luigi dal Centro d'Arte. Sì, sì, sì. Soprannominato. Allora, eccomi qua. In uno stretto spiraglio. Bene. L'alcol, come un vecchio amico, mi libera dalla colpa morale. Con esso incido il mio sogno e sotto questa logora scorsa c'è un uomo ormai alla deriva. Ormai non mi controllo più. La lunga via, con dogmi e norme, non ha più potere su di me. Mi nutro degli avanzi del tempo, di scarti che nessuno mangerebbe, di sguardi biechi, di disappunto. Il tetto della mia casa è il cielo, un cartone come riparo dal freddo, senza obblighi, elemosinando vago e annuso la carne della libertà. Starò lontano dalla società e sarò odiato per le mie diversità, perché sono un emarginato, un superfluo mero relitto umano. Giaccio silenzioso nella polvere in uno stretto spiraglio, tra una miriade di lettere intagliate sono una linea diafana non capita dal gelido cosmo. Il mondo non ha bisogno di me. Sono un'inezia dimenticata al fondo di una scatola piena, ben lungi dall'essere più utile. Non ammetto tradimenti, fedele a niente e nessuno. Stravolgo le parole, puzzo, la mia poesia è vana. Perdo sempre qualcosa, ma voglio essere solo me stesso. Grazie Giovanni. Grazie per questa intervista. Io ti chiedo di continuare a regalarci emozioni con le tue meravigliose poesie e anche con i racconti e tutto ciò che produci. Grazie a voi per questa bellissima intervista, ne faccio tesoro. Dove la potrò? Su Facebook. Su Facebook, ok, così la pubblicizzerò nella mia pagina. Grazie Francesco. Siamo, diciamo, tamponati, quindi un bacio te lo posso dare.